Fatto io. Ok. Problema con il microfono, giusto? Sì, bisogna parlare con la voce un po' impostata, però ci si sente. Ok, ci siamo. Sì, direi proprio di sì. Perfetto, la La camera è quella, sì. camera è quella. Allora, ciao Eleonora, ciao Ciao Francesco, Davide. come avete passato l'estate? Direi Si calda, in maniera sente? molto calda. Allora, tolgo un attimo il ritorno di audio. È stata un'estate veramente calda qua in Giappone, in momenti sono passata anche qui in loco. Beh, è stata anche una bella occasione per scoprire un po' il Giappone reale e balneare, no? Sì, Assolutamente, ha tanto da offrire il Giappone, assolutamente. non è solo Esatto. Tokyo Osaka, Non è no? solo Tokyo Osaka, anzi, anzi. Proprio insomma, viaggiando qua in Giappone si inizia adesso anche in magari negozi più popolari a trovare l'olio, giusto? Perché oggi parliamo di olio. Riprendiamo quindi questa sessione di incontri bisettimanali con l'olio. Noi siamo molto felici di parlare di olio, abbiamo un po' il cuore tenero quando si parla di olio perché siamo italiani all'estero e quindi per noi l'olio è un prodotto d'oro. Magari in Italia si dà un po' per scontato, no? L'olio è un prodotto importante, si è sempre sulla tavola. Però quando si vive all'estero, allora ci si rende davvero conto di quanto prezioso sia e di quanto importante sia, per esempio, in un mercato come quello giapponese, che seppur ha una storia, diciamo, breve per un prodotto come l'olio, rappresenta sempre un mercato molto importante, anzi, forse il mercato più importante. Ok, allora, vediamo un po' di parlare, iniziare a parlare di olio in maniera un pochino più concreta e di inquadrarlo un po' commercialmente. Allora, i giapponesi lo usano quest'olio, lo comprano quest'olio? Sì, no, in che misura e come è cambiato, non direi non soltanto l'utilizzo dell'olio, ma proprio numericamente. Sì. Allora, ci saranno poi modo con il nostro ospite di parlare un pochino dal punto di vista del consumatore, della psicologia. A livello di numeri, noi stiamo assistendo in questo momento, e questa è una buona notizia, a una terza fase di boom dell'olio d'oliva in Giappone, con dei numeri che stanno crescendo in linea generale abbastanza dagli ultimi 2 o 3 anni a questa parte. La notizia un pochino negativa, che poi andrò a spiegare un attimo, è che noi non siamo, diciamo, i primi ormai su questo boom, perché ci sono altri paesi, ma è un periodo in cui l'olio sta comunque andando. Noi siamo, assieme alla Spagna, avrete già capito, insomma, chi va un Quale po' sarà l'altro a paese? dominare la scena negli ultimi tempi, occupiamo il 95% delle importazioni di olio in Giappone. Sto parlando di olio di oliva Olio extravergine di extravergine, oliva, ovviamente. limito poi tutta l'analisi a solo questo. E gli altri paesi come la Turchia, eccetera, che sicuramente in altri paesi danno un po' di filo da torcere, magari sulla fascia bassa, in Giappone non si sono ancora, come dire, bene assestati. Io direi che il quadro, diciamo, di egemonia in Giappone, Spagna e Italia resiste e resisterà ancora un po'. Noi abbiamo circa 56.000 tonnellate di importato l'anno. Questo è il dato del 2019. È dato del 2019 e il valore dell'importato non è altissimo, chiaramente, rispetto a quanto può essere l'indotto in Italia, è circa su 240-250 milioni di euro. Per il 2019, che era stato un anno per noi meglio, per la Spagna molto buono, e quindi, come dire, in teoria il 2020 sarebbe dovuto essere di ulteriore crescita. Non è purtroppo così. C'è stato chiaramente un calo, il calo però assieme al cibo, fortunatamente in Giappone non è stato il peggiore di tutti per quanto riguarda l'importato, perché mentre la moda ha circa il meno 40%, noi abbiamo subito un meno 10, meno 12%, e adesso sto guardando gli ultimi numeri su luglio. Siamo più o meno appunto attorno al meno 9, meno 10, che speriamo, come dire, non dico che verrà riassorbito nell'anno, però insomma potrebbe benissimo essere comunque attorno al 6, al 7% massimo di perdita.
Il nostro olio è il più, faccio quest'ultima notazione, il nostro olio tra gli oli importati in Giappone è quello con il valore medio più alto. L'olio spagnolo ha un valore medio di circa 4 euro e qualcosa al chilo, che poi in dogana, facendo tutte le trasformazioni da lì a tirar fuori il valore della bottiglia, da lì a trovare il valore fuori al litro, diciamo che un litro d'olio in dogana per la Spagna passa attorno ai 10 euro, ma per noi passa attorno ai 13-14 euro. E chiaramente per noi questo vuol dire non tanto che l'olio tutto viene venduto in quella fascia di prezzo, ma che la Spagna e la sua crescita negli ultimi anni sono fondamentalmente caratterizzati da un forte ingresso di olio extravergine, sì, ma comunque di fascia più bassa, che poi domina comunque questo momento. Sì, anche questa è la tattica utilizzata anche dalle istituzioni qua spagnole, no? Non l'abbiamo visto perché abbiamo a che fare appunto con la fascia spagnola, che è molto attiva nella promozione dell'olio, però appunto è questa intenzione, va a distinguere questa tipologia di olio. Quindi abbiamo visto che Italia e Spagna se la giocano, questi due paesi che se la giocano grossa, poi abbiamo tanti altri paesi, però Italia e Spagna. Possiamo quindi imputare al prezzo, al costo, alla tipologia di olio, come tu hai appena detto, questo prevalere della Spagna, veramente questo, e poi la domanda è, e quindi per il consumatore giapponese, o meglio, il consumatore giapponese ha ben chiaro in mente che l'olio italiano che entra è di qualità molto molto alta, e che l'olio spagnolo, seppur si trovano prodotti anche di alta qualità, comunque mediamente è di una qualità mediamente un pochino più bassa? Questa è una bella domanda. Io credo che in parte il brand di olio italiano come olio buono sia rimasto, perché noi fino al 2013 avevamo la dominanza sia sulla quantità di olio che sul valore, diciamo, dell'importato. E poi piano piano negli ultimi anni la Spagna, soprattutto con l'olio un pochino più basso, è entrata. In generale io credo che il prezzo sia molto significativo, anche perché un po' come dirà dopo magari anche Leonora, che si occupa un pochino più, diciamo, della vista sul ristorante, sulla distribuzione, io credo che molto, come dire, venga anche dall'utilizzo di grande quantità che ne possono fare i ristoranti, eccetera. Ahimè, abbiamo visto spesso e volentieri anche noi, non sempre un ristorante italiano ha poi l'olio italiano, a volte li abbiamo... Un ristorante italiano... in Giappone o ristorante italiano in Italia? Perché ahimè, da quando io lavoro in camera di commercio, meglio, da quando abbiamo iniziato 8 anni fa ad avere un rapporto molto stretto e profondo con il mondo dell'olio d'oliva, ospitando appunto questo concorso di cui poi parleremo, ogni volta che vado in Italia io presto attenzione ormai all'olio che mi trovo sul tavolo al ristorante, e ahimè io sono toscano, quindi quando vado in Italia, una parte del mio soggiorno viene trascorso in Toscana, nella mia testa i ristoranti toscani tirano fuori l'olio buono del magari della casa, oppure sì. Io quando vado al ristorante toscano, adesso anche ristoranti di un certo, di una certa tipologia, quindi buoni ristoranti, e capisco qualcosa in più, perché ho a che fare con tanti prodotti toscani o italiani che arrivano qua in Giappone per partecipare al concorso, mi rendo conto che ahimè l'olio che si mette sul tavolo non sempre e ai livelli della tipologia o del ristorante o degli altri proposti. E secondo me questo è un problema, appunto, che se esiste in Italia, chiaramente esiste anche qua il riflesso. Ma forse nel mondo di nicchia della ristorazione giapponese, chi veramente vuole approfondire il discorso, faccio il caso di alcuni ristoranti qua portati avanti con una passione veramente incredibile. Ecco, in quei casi lì forse è più facile trovare qua il prodotto veramente di qualità, e in Italia, dove ci aspetterebbe che al 90%, proprio perché è un prodotto talmente quotidiano, sì. Invece, no? Sì, assolutamente. No, ma io penso poi magari questo potrebbe essere una futura discussione. Mi piacerebbe sentire poi dopo il parere anche del nostro ospite Ricomi, ma l'idea è che noi abbiamo ancora molte potenzialità per costruire un mercato dell'olio d'oliva che sia in parte come quello del vino di un certo livello. Perché comunque il prezzo in cui noi vendiamo gli oli, come per esempio quelli che presenteremo più vicino dei nostri concorsi dell'olio d'oliva, hanno comunque un valore di prezzo che è da scelta ragionata, non può essere, come dire, da ne prendo una a caso.
ma sicuramente per far questo c'è bisogno di una coltivazione non solo dell'olivo, ma una coltivazione della mente del consumatore da questa parte, che non ha mai avuto nel passato, come dire, l'olio che mi porto da casa e quindi non lo pago. Allora, vediamo un po' il consumatore giapponese, che è un consumatore, diciamo, nuovo al mondo dell'olio. Come è cambiato e soprattutto è possibile individuare un momento di nascita, di cultura dell'olio d'oliva in generale, poi italiano, diciamo, nella fattispecie in Giappone? Sì. Per esempio, io ricordo, penso, 10 anni fa, dopo tutto il tragedia di Fukushima, quando veramente la salute è diventata la prima preoccupazione dei consumatori e dei cittadini in generale, si è iniziato a parlare proprio delle caratteristiche benefiche dell'olio d'oliva, quindi l'olio extravergine di oliva. E da allora, un po' un tantan mediatico, televisivo, io vedo poca televisione giapponese, però quando la vedo mi rendo conto che l'olio d'oliva viene sempre messo in primo piano come ingrediente appunto salutare. Possiamo individuare questo come momento di... Allora, abbiamo, come dicevo, questo è un momento di boom. Noi ne abbiamo avuti almeno un altro paio. E il primo è stato verso la fine degli anni 90. All'inizio degli anni 90 il consumo di olio d'oliva era fondamentalmente in Giappone, non dico zero, ma come dire, al di là di qualche ristorante non lo comprava nessuno. La prima volta che si è cominciato a parlare di olio d'oliva come un alimento, come dire, con delle proprietà benefiche è stato alla fine degli anni 90, 97, 98, e lì infatti se si va a vedere i dati delle dogane, non sto lì tanto, diciamo c'è una prima... cuspide, un primo picco. Cioè anche quando è arrivata la distrazione italiana di idea. Sì, esatto. Dopo si parla del boom che tu hai detto, motivato sostanzialmente da un'attenzione un pochino più alta, data anche dalla televisione, sull'olio come alimento benefico, parte della dieta mediterranea. E questo, come dire, ha creato nel consumatore l'idea che questo potesse essere non necessariamente da un consumo quotidiano, ma da qualcosa che, insomma, se uno volesse perseguire una dieta un pochino più salutare, questa era una parte integrante. Ma ancora, come dire, già ancora quando sono arrivato io 10 anni fa, ce n'era ancora parecchio nel supermercato di salada oil, di olio da insalata non ancora ben specificato. Io devo dire che però negli ultimi tempi mi sembra ci sia sempre di più un'attenzione, magari non solo sull'olio d'oliva, ma in generale su che cosa effettivamente si va a mettere sull'insalata, eccetera. No? Questo mi sembra, Eleonora, fosse una scoperta, insomma, che ci dicevamo aver fatto, no, negli ultimi tempi. Esattamente, come condiscono le insalate giapponesi? Partiamo dalle informazioni base. Tradizionalmente loro non mettono come noi l'olio d'oliva così semplice e crudo. Ci sono miliardi di dressing dai sapori più complessi, dallo yuzu, dello limone particolare giapponese, fino al sesamo. Insomma, capiamo che da subito, quindi l'uso nel quotidiano è un po' diverso. E qui ovviamente c'è ancora tutta la parte di education, dobbiamo ancora educare correttamente il consumatore ad utilizzarlo come viene fatto in Italia, ad esempio. Ovviamente lo utilizzano anche a casa per la pasta, per i piatti più comuni. Però diciamo ci sono certe particolarità che sono uniche al Giappone. Quindi nel momento in cui andranno ad approcciare il consumatore giapponese, è importante tenere a mente le abitudini quotidiane di questo consumatore. Però mi sembra, appunto, come dicevo prima, la poca televisione che guardo, quando mi capita di vedere un programma di cucina, ormai l'olio c'è e passa anche il messaggio, appunto, assieme all'olio è sano, l'olio buono va consumato a crudo, no? Anche perché, insomma, l'olio ha un prezzo, il nostro olio di importazione, talmente elevato che veramente viene centellinato, no? Sì. Messo a crudo. Poi per la cottura si utilizzano oli di qualità molto, molto più bassa. Però appunto, come diceva Francesco, e poi passerei a parlare della distribuzione, appunto, lui ha accennato al supermercato. Anch'io quando sono arrivato qua, trovavo al supermercato tutto di salad oil, quindi l'olio giapponese, che è molto acquoso, è molto, insomma, sembra olio per la meccanica, no? Per oleare veramente parti meccaniche. Quindi questo standard olio, pure olio di varia provenienza, e poi c'era l'olio di oliva, magari una o due tipologie, e bastava vedere, insomma, l'occhio abituato a vedere, capiva che era un olio un po' fasullo, con nomi un po' italiani, italiani, eccetera.
In realtà negli ultimi 10 anni abbiamo visto che il salad oil continua a essere lì, ma l'olio di oliva adesso si è splittato in due. Da una parte c'è quest'olio che noi facciamo fatica a chiamare olio, dall'altra parte c'è anche olio invece di qualità, con prezzi superiori al fatto che è arrivato non soltanto negli specialty store o nell'angolo del department store dedicato a prodotti in portazione. Io, per esempio, nel mio supermercato, così, di quartiere, trovo anche olio italiano buono. Assolutamente. I supermercati stanno iniziando a offrire un ventaglio un pochino più allargato. No? Assolutamente sì, la grande distribuzione adesso ha un'offerta molto variegata di olio d'oliva, a diversi range di prezzi comunque, quindi è di certo un ottimo canale per chi è interessato a entrare in Giappone. Ovviamente bisogna avere un occhio di riguardo per appunto la grande distribuzione, anche perché il consumatore, come dicevamo, è sempre più consapevole dei benefici, delle proprietà dell'olio, sempre più alla ricerca ad esempio anche di prodotti organici, biologici. E anche questo, su questo punto di vista, la grande distribuzione ci presta un particolare occhio di attenzione, almeno sempre di più di recente, mi pare di vedere sempre più attenzione anche per l'etichetta organic. Certo. Dall'altro lato, oltre alla grande distribuzione, prima abbiamo parlato dei ristoranti. I ristoranti italiani in Giappone sono un punto di ingresso veramente importante, direi quasi che per molti prodotti, non solo per l'olio, diventano quasi un primo banco di prova. Ed è tramite tutti questi ristoranti italiani in Giappone, che sono tantissimi, sono numeri da capogiro, tramite questi ristoranti il consumatore si fidelizza, inizia a capire come va consumato, come può replicare anche a casa quei piatti utilizzando l'olio. Quindi nel momento in cui si tenta di entrare in Giappone, certo, andremo a colpire, diciamo, a cercare contatti anche nella grande distribuzione, ma soprattutto punterei all'inizio sui ristoranti, perché è quello che ti fa conoscere veramente come brand. Anche perché i ristoranti italiani sono sì un banco di prova, ma in molti casi rimangono anche una distribuzione per molto tempo. Enorme. Sì. Insomma, appunto, le abitudini culinarie sono molto diverse qui in Giappone, qui in Asia in generale rispetto all'Italia. È vero che c'è una fetta di consumatore sempre più abituato a ingredienti italiani, comunque di importazione, e qui è importantissimo, come ho detto, utilizzarli piano piano, con un testimonial, con un'educazione centellinata che vada veramente a convincere, a far capire nel profondo il perché e il per come, cioè non soltanto perché utilizzarlo, ma come utilizzarlo, perché insomma... appunto dall'insalata che dicevamo prima. Per esempio, io non so voi, ma qui in Giappone io amo molto la cucina giapponese, io sono un amante del tofu. Il tofu è un formaggio di soia. In Italia si sta iniziando a conoscere adesso, e soprattutto si conosce passando attraverso la ristorazione cinese, ed è un tofu un po' diverso, insomma la qualità è nettamente inferiore. Però, per esempio, il tofu giapponese, che è appunto molto molto buono, io adesso mangio con l'olio d'oliva italiano e devo dire che si fantastico perfettamente. Non solo, ma io metto l'olio d'oliva anche sulla sova. La sova fredda sono spaghetti di carne saraceno che solitamente si intingono in una salsa di appunto di soia fermentata, molto salata. Io praticamente non la utilizzo, io mi faccio la sova all'olio d'oliva ed è fantastica. Quindi le fusioni con la cucina giapponese, sì, assolutamente. Vanno vissute avendo ben presente che cosa può dare un olio d'oliva veramente buono, quindi non il solito, sposati con un uso quotidiano, insomma, noi su questo possiamo certamente dare una mano. Ma io addirittura anche in alcuni sushi, ristoranti di sushi, ho visto il maestro tirare fuori la bottiglia di olio extravergine d'oliva e lo faccio assaggiare il pesce crudo con l'olio, perché non è più sushi, diventa quasi un... Sì, la tartare, insomma. Ah, sì, esatto. Però insomma è interessante che ci sia questa attenzione, quindi l'olio sta veramente arrivando nella cultura. Ciao Davide! Io vorrei salutare il nostro ospite, Rei Horikomi. Rei, che è stato, conosciamo da tempo come, diciamo,
manager di marketing di una grande azienda alimentare italiana, ma che adesso da un po' di anni si sta occupando invece di olio d'oliva italiano, come business development manager di una grande azienda che è Olitalia, e che quindi riesce a capire bene il consumatore, non solo in quanto giapponese, in quanto esperto di marketing e in quanto, come dire, a piene mani nel business dell'olio d'oliva. Allora, qui in Giappone. Ciao. Sì. Sì, ciao Davide a tutti, grazie per essere invitato. Sì, sì, c'è, ma noi lo sentiamo un po' perché devo alzare l'audio, aspetta. Opla. Adesso dovresti sentirlo. Sì. Ciao Davide a tutti, mi sentite? Sì, sì, adesso lo sentiamo un pochino meglio. Opla. Allora, okay. Mi dicono che non si vede, no, dovrebbe vedersi. Spero che ti si veda adesso, dovremmo poterti vedere. Allora, tu hai seguito un pochino il nostro discorso molto, molto generale, ma tu, diciamo, da giapponese, come hai visto questa evoluzione dell'olio d'oliva e un pochino come la vedi adesso che, insomma, te ne occupi anche un pochino in prima persona? Sì. Allora, io ho appena cominciato a lavorare per un campo di olio di oliva, ma che si vede in questi 3 anni che c'è una grande crescita di olio di oliva in quel mercato in Giappone, soprattutto come voi avete parlato della olio insalata, salada oil, quello che chiamiamo noi, è uno... infatti è un olio canola, però l'anno scorso è la prima volta diventato olio di oliva, era il numero uno della vendita dal valore rispetto a olio di canola. Quindi da più di 10 anni era olio di canola, quello olio salato, era sempre in Giappone, era numero uno. Però l'anno scorso olio di oliva è diventato numero uno, 41 milioni di yen. E questo era il mercato retail. Ma vedendo che come si usa olio di oliva in Giappone, è ancora un primo periodo, perché abbiamo un canale della TV shopping, che abbiamo anche tanto tipo di intervista. Ma vedendo che come clienti giapponesi hanno scelto olio di oliva, che soprattutto che dicono che un commento si dice meno particolare, quello, è molto difficile da tradurre, però quello che intende meno particolare è che non tanto piccante, meno amaro e poi che non troppo... un gusto molto forte. Per esempio, per giapponese, olio di toscano è ancora, mi sembra, troppo forte, soprattutto quella piccantezza e questa cosa. Ma tanto volume che è stato importato in Giappone dalla Puglia, però anche nella Puglia era tanti che dicono è ancora troppo fruttato e così. Quindi vedendo questo tipo di gusto per giapponese, per ora che è quello della Ligure oppure della Sicilia, cioè meno piccante, meno amaro, questa cosa che ancora è molto piaciuto molto. Che come anche Davide ha indicato, che anche tanti giapponesi piace di mangiare con cucina giapponese come tofu, quello del formaggio di soia. Ma questo è molto, il gusto è molto tenero, quindi se si usa uno olio di oliva, il gusto è molto forte, in questo caso che non è facile di bilanciare. Di mangiare insieme. Sì, vedendo questo, anche quella intervista che abbiamo ricevuto tanto commento, che tanti che usano cucina giapponese, quindi mi sembra
Per cucina italiana si usano solo 20%, degli altri 80% è cucina giapponese oppure pane o insalata, omelette e così. Quindi ancora abbiamo lo spazio di come si mangia oppure come si usa olio di oliva. Questa idea che ancora per la casa non è ancora sufficiente. Invece quello ristorante italiano sì, ce ne sono grande occasione di conoscere quel valore dell'olio extravergine, soprattutto quello tipo di legionare, IGP oppure DOP, questo tipo di carattere, quando si mangia correttamente con la cucina regionale, si scopre di più. Quindi questo tipo di educazione magari possiamo avere più in questo mercato, man mano che anche i giapponesi capiranno e poi che scopriscono come è proprio valore dell'olio di extravergine in Italia. Senti, Ray, c'è una qualche differenza nel modo in cui i giapponesi percepiscono l'olio d'oliva italiano rispetto a quello spagnolo o sono tutti e due prodotti che arrivano dal Mediterraneo? Eh sì, questa è una bella domanda, perché nel mercato retail, quindi supermercato, quasi 86% è da tre grandi distribuzioni, cioè del prodotto di olio vegetale. In questo caso che loro importano quasi tipo, direi, European blend, quindi il cliente. Maggior parte dei casalinghi che vanno allo supermercato, che si comprano, usa quella della non olio italiano. Quindi, purtroppo, questo tipo di trovare olio italiano. Sì, si può trovare anche allo supermercato, però il prezzo è ancora piuttosto alto, quindi di solito tanti casalinghi sceglie olio meno costoso. Invece, molti prodotti italiani, molti prodotti europei, proprio anche a livello di ingredienti culinari, vengono acquistati come gift da fare. Per esempio, quando si va in visita a una persona, a una famiglia, giusto per così, portare un prodotto che possa rappresentare il proprio stato sociale, no? Quindi io conosco quest'olio italiano, pertanto sono acculturato, eccetera, eccetera, eccetera. L'olio italiano viene anche acquistato come gift, ha già questo connotato o no? Sì, soprattutto olio italiano che è meglio presentare insieme con la cucina italiana oppure cucina regionale, così che capisce molto meglio. Altrimenti, quindi, ancora questa occasione non è sufficiente, mi Quindi da sembra. solo non basta, va inserito in un contesto, giusto? Sì. Ok. Perché quando fanno la degustazione di olio, proprio quando si mangia sul piatto completo, come la pasta oppure con la carne, verdure, così, che come si dice, affascinante dell'olio italiano è proprio un'altra cosa. Quindi, comprando una bottiglia di buon olio italiano e portando a casa, forse in Giappone i casalinghi ancora non sanno proprio come si assaggia. Sì. Quindi che loro scelgono olio extravergine. Soprattutto che
olio extra vergine loro scelgono rispetto all'olio canola e per far bene alla salute. Alla salute, quindi sta passando questo messaggio, giusto? Sì. In Giappone anni 70 è successo un grande incidente di solvente, perché di solito non olio di extravergine, si usa solvente, anche canola, sesamo, anche degli girasoli e così. Che, ma giapponese ancora ricorda un po' della questo tipo di solvente, ma in, scientificamente sempre evapora oltre 70 gradi, quindi non c'è problema. Però che olio di oliva in Giappone, tanti che ha fatto la promozione di tipo succo di oliva. In questo caso è molto affascinante, poiché dà grande immagine della favela Rute. Senti, hai parlato di promozione, hai tirato fuori la parola magica, promozione. Sì. Quanto importante è in questo momento della storia del prodotto dell'olio d'oliva italiano qui la promozione, il marketing? Ok, adesso ma ancora quella promozione più gigante è della sempre massa media della TV commercial. Però TV commercial che si fa sempre della quello della grande azienda di che loro vendono non olio italiano. Tipo direi European brand. Sì. Quindi no, ma ancora secondo me quel tipo di massa media non è facile di fare la promozione con olio italiano, perché olio italiano è più pregiato, cioè che uno è che sicuramente più carattere, più buono, però anche il più costoso. In questo caso che ancora in Giappone olio di oliva era primissimo periodo, quindi tanti che comprano per il motivo della salute, quindi che provano e poi che man mano, per esempio visitando al ristorante italiano, che capirà quanto buono e poi quanto interessante. Interessante direi che ogni regione che c'è una ogni carattere come cucina italiana regionale, così che più comprano dopo capito della esperienza del ristorante. Sì, ma direi che forse appunto quel tipo di consumatore, cioè il consumatore medio, quello definito la mass, forse non è il target giusto per il nostro tipo di olio, cioè anche tra molti anni la vedo un po' difficile, anche perché un nostro olio italiano quanto costa sullo scaffale del supermercato? Sì. Vabbè, adesso ci sono diverse range nei supermercati medi, quelli sotto casa, può arrivare fino a quelli che vengono 5-6 mila yen? Sì, quindi stiamo parlando di 50-60 euro, voglio dire, è un prodotto sinceramente un po' inaccessibile non per tutti, quindi ci deve proprio essere una come dire, naturalmente no, si va a affinare il consumatore finale. Rei, un'altra domanda che avevo io, sentendo parlare prima Davide, diciamo delle sue scoperte come olio d'oliva per esempio con la soba piuttosto che l'olio d'oliva con il tofu. Tu quanto sviluppo potresti vedere? Ma io credo sicuramente ci voglia, come dire, perché questa è una scoperta di chi magari da 20 anni qua in Giappone fa, però quanto invece magari con un po' di educazione e un po' diciamo di promozione vedi la potenzialità di un mercato che non sia più necessariamente solo l'olio sulla pasta o l'olio sull'insalata? Sì,
Vedendo tanti commenti, quello che acquistatori del nostro olio, che tanti che usano sempre per pane al posto di burro, perché sempre anche questo è collegato, della, fa bene alla salute, secondo me. Quindi meno colesterolo e così. Quindi io vorrei fare conoscere come si mangia olio italiano, però ancora all'inizio è che si mangia con pane oppure insalata, cioè della, sempre al crudo. E poi, secondo periodo, sarebbe con la pasta, cioè più cucina italiana. Però posso dire che personalmente, chiaramente io sono italiano, quindi per me l'olio è un prodotto quotidiano, quindi sto iniziando a sperimentarlo con prodotti locali. Ma non sono pochi giapponesi che mi hanno detto la stessa cosa, cioè che hanno provato a sperimentare l'olio d'oliva con anche loro, con il tofu, piuttosto che con il natto, un goccio di olio sul natto. Anche perché sono giapponese, è molto curioso e ama sperimentare, diversamente da noi italiani che solitamente siamo molto fedeli alla ricetta, no? Quindi non mai mettere, che so, il burro in un determinato piatto o la salsa di soia. In Giappone c'è un pochino più di flessibilità nello sperimentare, quindi io mi darei forse un pochino più di speranza da questo punto di vista, perché potrebbe veramente essere la chiave di svolta, perché, voglio dire, l'insalata qua se ne mangia, ma se ne mangia poca, le porzioni sono molto piccole, si condiscono appena, la pasta si mangia, ma non quanta da noi, il pane sì, adesso si consuma sempre di più, però, ma di tofu, di soba, insomma, di piatti locali se ne mangiano tutti i giorni in quantità. Quindi forse questo potrebbe essere un canale per veramente fare entrare, fare associare nel giapponese la cucina locale è molto sana. Ecco, aggiungere ancora un elemento che enfatizza questa caratteristica, perché di suo l'olio, appunto, sappiamo, ha tutta una serie di caratteristiche No, da, salutistiche. sì. È giusto, Davide, perché questo è proprio un buon punto soprattutto di mangiare con cucina giapponese, perché prima i giapponesi credevano olio vegetale sempre solo un tipo di non ingredienti, solo per una parte per cucinare. Cioè che adesso noi abbiamo capito olio di extravergine non è come salada oil oppure degli altri come girasole. Quindi una parte di come salsa di soia. Quindi noi adesso ho cominciato a provare al posto di salsa di soia, perché salsa di soia è abbastanza salata, quindi non diremo della fa bene alla salute. Quindi usando sale così che possiamo controllare la quantità del sale e poi che aggiungendo olio di oliva così che più profumato e più saporito. Questa che è nuova scoperta per noi. Ok, beh, io direi che su questo abbiamo cominciato un po' a capire un pochino di più, che insomma comunque ci sono un sacco di esperimenti che è possibile fare. Sì, direi che l'olio d'oliva è un mercato ancora tutto da scoprire, cioè il Giappone è importante per l'olio d'oliva italiano in Asia, ma è un mercato che è ancora all'inizio, con un interesse crescente e con una fame, un appetito appunto molto forte nei confronti di tutto quello che è sano. La televisione lo sta dicendo ormai da qualche anno, quindi si tratta di fare il passaggio successivo, cioè come utilizzarlo. Okay? Questo lo stiamo iniziando a fare noi, lo sta iniziando a fare anche qualche programma televisivo culinario, e sono tanti, e poi come rinforzare appunto tutto l'apparato di educazione, abbiamo detto, ma anche di marketing. E poi c'è tutto invece
il tecnicismo legato all'entrata nel paese, quindi come stimolare produttori italiani a prendere in considerazione il Giappone e non l'Asia come mercato di riferimento, quindi perché il Giappone, come il Giappone. Ad esempio, che cosa può fare un produttore per approcciare il mercato giapponese? Stiamo parlando di olio d'oliva. Certo, uno dei primi passaggi per entrare prima di tutto in contatto quindi con gli importatori giapponesi, è questa la prima necessità di un produttore italiano, trovare il corretto importatore giapponese. E per entrare in contatto con loro sempre meglio andare tramite canali previsti, canali ufficiali, dalle fiere, eventuali eventi organizzati per appunto matching B2B o quant'altro. Sconsiglierei sempre l'approccio a freddo dall'Italia verso un importatore qua, verso un potenziale contatto qua, perché i giapponesi un po' si spaventano, si irrigidiscono. Quando arriva la mail in italiano o in inglese, non chiara, non la considerano molto spesso e anzi proprio si spaventano e non ci facciamo una bella figura come produttori, noi come Italia. Quindi sembra meglio approcciarli con canali predisposti e avere tanta pazienza. Perché il Giappone è un mercato che dà tanto, secondo me, ma nel lungo periodo, con tanta pazienza. Quindi iniziare a gestire i contatti con tanta cura, prendersi veramente cura dei giapponesi. Infatti, quando si pensa, ok, voglio espandermi, dove? In Asia. Se pensate così, forse il mercato giapponese non è l'ideale. Il mercato giapponese bisogna che siate convinti, voglio il Giappone, non l'Asia in generale, il Giappone, perché il Giappone sì è in Asia, ma è una cosa a sé stante, no? È una realtà autonoma. Quindi sempre meglio partire focalizzati e concentrarsi solo sul Giappone, se si vuole venire qua. Sì, diciamo che in questo caso, appunto, visto che il Giappone è forse un po' più avanti rispetto a altri paesi asiatici nella conoscenza di culture, esperienze culinarie straniere, forse questo è il mercato giusto per un prodotto di qualità, perché appunto è talmente sofisticato che il consumatore ha ormai un concetto abbastanza approfondito di cosa significa offerta culinaria italiana, per cui può iniziare a collocare anche prodotti di nicchia come appunto gli oli artigianali e a capirne il valore, perché si tratta in fondo di capire il valore di questo prodotto, cioè questo è veramente un prodotto di altissimo valore. Si tratta di traslare questa equazione. Ma parlavi di canali, allora noi che siamo in canale, sì, no? Per facilitare l'entrata, nella fattispecie, snocciolando il servizio, che cosa possiamo fare? Cioè, se dall'altra parte della telefonina, non so più come chiamarla, dell'obiettivo, in Italia c'è un produttore di olio. E solitamente chi produce olio, sì. A volte si produce olio, vino, no, olio, qualcos'altro, però sono tanti produttori soltanto di olio, quindi immagino produttori piccoli, locali, sì. Chi produce olio lo fa col cuore, quindi veramente legatissimo al lavoro. Che cosa possiamo fare per loro? Sì. Noi di solito possiamo offrire servizi di agendamento di questi incontri, ma ci sono, prima di arrivare all'incontro vero e proprio, dei passaggi di preparazione che dobbiamo affrontare insieme. Oh, il primo chiamare. Il primo lo parliamo okay. E ne discutiamo a lungo, vediamo quali aspettative avete, se siete presenti in altri paesi esteri, come gestite i contatti eventualmente, perché molti produttori, molti produttori tra l'altro non si sentono sicuri poi di gestire i contatti giapponesi perché magari hanno paura dei problemi di comunicazione e quant'altro. Quindi cerchiamo di capire innanzitutto qual è la base e da lì affrontiamo il Giappone insieme. Nel senso, prima di tutto traduciamo e cerchiamo di rendere interessante, di trasmettere veramente la vostra passione, la vostra energia che ci mettete nel produrre, noi ci facciamo da intermediari di fatto, quindi la trasmettiamo a possibili importatori che selezioniamo in base appunto al vostro range di prezzo, in base alle vostre necessità e quant'altro, selezioniamo e gli trasmettiamo quello che è la vostra passione, quello che è il vostro prodotto. Da lì, quando si hanno riscontri positivi, si va all'incontro vero e proprio, cioè faccia a faccia ma online, dove andrete a conoscere quello che potrebbe essere il vostro possibile partner per il futuro e mi auguro davvero per un lungo tempo,
perché comunque in Giappone non è bello, non è molto ben visto, diciamo, cambiare spesso importatore. Quando si instaura un rapporto, cercate di curarlo davvero tanto e mantenerlo. Noi siamo a supporto anche per quello, nel senso il nostro lavoro non è che finisce, ok, facciamo gli incontri B2B, trovate l'importatore, dopo un po' di tempo, anche un anno magari, vi fa il primo ordine. Noi siamo comunque qua a supportarvi anche dopo, se avete problemi di comunicazione, se succede qualcosa, magari non vi trovate bene, che succede anche quello molto spesso, molte delle richieste. Ma possiamo anche suggerire appunto delle strategie di promozione. Poi tra l'altro si parlava prima di canali della ristorazione. Noi abbiamo una serie di network di ristoranti che certifichiamo appunto per la loro italianità, quindi ci risulta abbastanza facile presentare noi toscano, un ristorante toscano, noi siciliano, un ristorante siciliano, e affinare poi tutta la strategia comunicativa legata appunto al territorio, con le caratteristiche intrinseche del prodotto. Quindi, insomma, eventi promozionali, appunto. E io qui direi, insomma, io parlerei della fattispecie di queste bottiglie qua davanti. Noi 8 anni fa abbiamo creato un concorso che si chiama Japan Olive Oil Prize, JUP, proprio perché abbiamo intuito le potenzialità del mercato dell'olio d'oliva in Giappone, e di contro c'erano altri concorsi nella regione Asia, nella fattispecie un concorso in Giappone, che davano dei messaggi che non aiutavano il prodotto di qualità, in quanto davano così, l'olio è un po' tutto buono, l'importante è che il concorso venisse in un qualche modo commercializzato, sponsorizzato. Ecco, siccome era un momento molto delicato, era un momento in cui passata Fukushima c'era molta attenzione per l'olio d'oliva di qualità, olio in quanto appunto elemento capace di fortificare le difese immunitarie, ci siamo detti forse è il caso di scindere e di creare una piattaforma, che poi è diventato un concorso, capace di far capire al consumatore qual è l'olio di qualità e qual è l'olio, diciamo, di qualità inferiore. Quindi poi uno può scegliere la fascia media, la fascia alta, la fascia bassa, non importa, ma l'importante è far capire che non tutto l'olio che costa 100 vale 100, che sono le strategie promozionali che tendono a porre l'accento appunto sul posizionamento del costo. Quindi 8 anni fa abbiamo iniziato con un concorso il cui core era proprio l'educazione, quindi far capire cos'è un olio di qualità, come si consuma un olio di qualità, quali sono le caratteristiche di un olio di qualità, dove si produce e come si produce. È un concorso che è cresciuto tanto negli anni, adesso abbiamo 300, l'ultima edizione, che è quella di quest'anno, ha avuto 350 partecipanti, ed è un concorso che è conosciuto nel mondo in quanto è un concorso molto severo, è un concorso boutique, quindi piccolo, di altissima qualità. Non ci interessano le liaison commerciali, ci interessa appunto far passare il messaggio che l'olio è un prodotto che fa bene al corpo e al cuore delle persone. E devo dire che il messaggio sta piano passando. Quindi questo può essere un altro ulteriore strumento per arrivare in Giappone. Devo dire che sono tanti produttori che ci contattano per partecipare al concorso, perché partecipare al concorso e vincere il concorso significa entrare nella rosa dei prodotti appetiti agli importatori locali. Quindi l'olio vince il concorso, inizia ad essere importato, di contro ci sono i ristoratori che si interessano agli oli vincitori, iniziano a provarlo, a inserirlo nel menù, e da lì insomma si fa un po' la storia del prodotto. Quindi questo può essere un altro strumento, no? Perché non mostriamo per un secondo la faccia dell'uomo giù? Esatto. Smascheriamo Sandro dentro questa parte del... Vieni qua. E Sandro è... Buonasera a tutti. L'uomo Jup all'interno della camera. Sandro, il Jup. Sì. Allora, come diceva Davide, questa è una competizione che abbiamo iniziato 8 anni fa ed è andata a crescere nel tempo, a dimostrazione di quanto i produttori, ricordiamolo, non solo italiani ma internazionali,
abbiano fiducia, cioè, appunto. Quest'anno 350 oli da ben 16 paesi, ovviamente i partecipanti più numerosi sono nell'area del Mediterraneo, però stiamo iniziando a vedere anche un interesse verso il mercato giapponese da parte dei produttori, ad esempio, americani della California o del Sud America, perché anche nell'emisfero sud del mondo, con tempi di produzione rispetto ai nostri diversi, però si produce olio d'oliva. Sicuramente qui davanti abbiamo, ecco, una piccola selezione degli italiani che hanno vinto il Best in Class, che è il nostro premio più elevato di quest'anno. Adesso magari è difficile vedere le etichette, però ecco, per raccontarvi un attimo la storia, qui abbiamo presenti delle cultivar da tutta Italia, a partire dal Lago di Garda fino ad arrivare al Sud Italia, alla Puglia e alla Sicilia. A dimostrazione comunque di come questi prodotti vengano poi apprezzati, magari chi più chi meno, dal consumatore giapponese. Credo che quelli presenti qui siano ora come ora tutti importati, forse magari un paio ancora non lo sono, ma avendo vinto quest'anno comunque c'è già un interesse anche da parte dei media specializzati, ad esempio a raccontare proprio sui canali SNS, social, certo, la storia di questi produttori. Quindi, senz'altro, al giapponese piace la certificazione, in special modo una certificazione ufficiale che viene da un ente come la Camera di Commercio. Noi, ecco, come italiani siamo molto felici, questo lo ripeto, è un concorso internazionale, non a caso abbiamo 9 giudici da 7 paesi diversi, quindi anche dall'Italia, devo parlare di... Anche dall'Italia, e noi abbiamo dei giudici, però ci sono giudici dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Turchia, dal Giappone, dagli Stati Uniti, quindi proprio per far sì che questa competizione, nonostante, ecco, organizzata da noi italiani, possa essere il più fair possibile, quindi... diciamo come un noto, sì, un noto brand, anzi una nota casa di utilities, brand utilities brand, insomma, un'azienda, una grande azienda italiana, disse quando finì il suo monopolio, un articolo di giornale, una pubblicità all'interno di un grande giornale diceva: non ci interessa essere gli unici, preferiamo essere i migliori. E diciamo, questo è un po', come dire, certo, per noi anche uno dei motivi per cui continuiamo con il giù, perché siamo piuttosto confidenti che gli oli italiani, almeno fino adesso è stato così, sono sempre risultati tra i migliori, e che quindi ci viene molto molto facile poi promuovere. Certo, certo, tra i migliori in assoluto. Ecco, prima parlavi appunto, Davide, della Spagna, che insieme all'Italia si condivide il primato a livello di importazione. Anche altri paesi del Mediterraneo, ad esempio la Grecia è a livello di consumo il primo paese al mondo e il terzo produttore dopo Spagna ed Italia. Il JUP, anche per chi non è interessato al mercato giapponese, rimane comunque un concorso estremamente interessante, perché vincere una medaglia in un paese, in una città come Tokyo, che è considerata la capitale mondiale del gourmet, fa per loro gioco forza anche nel marketing interno. Quindi proprio magari un olio che non veniva inizialmente valutato in Italia, in Grecia o in Spagna, perché troppo costoso rispetto alla moltitudine di prodotti a basso costo che si trovano, avendo poi vinto una medaglia, gli risulta più facile promuoverlo anche nei ristoranti d'alta fascia. Sì, è molto molto importante. Eh beh, e noi ci stiamo preparando adesso a organizzare la prossima edizione. La prossima edizione, l'edizione 2021, tra ottobre e novembre annunceremo i panelist dell'anno prossimo, le date dell'anno prossimo, nella speranza di riuscire a farlo qui a Tokyo. Quest'anno è stata tra le 8 edizioni la più particolare dal punto di vista dell'organizzazione, poiché abbiamo dovuto effettuare, per ragioni di cose, tutti quanti gli assaggi in remoto, quindi i campioni sono stati preparati e sigillati in Giappone per poi essere rimandati
ai nostri giudici in giro per il mondo. L'anno prossimo speriamo di poterla fare qui, anche perché uno dei punti di forza del JUP è quello di organizzare nel giorno della premiazione una cerimonia a cui vengono invitati direttamente gli importatori stessi e tutta quanta la stampa specializzata. Quindi per noi quello è un momento sì di premiazione per appunto premiare gli sforzi dei produttori che si sono impegnati, che hanno partecipato allo spirito del loro olio e per dargli immediatamente la possibilità di venire a contatto con potenziali partner, business partner. Vogliamo chiedere a Ray che cosa pensa del nostro concorso. Ray ha partecipato, tra l'altro. Sì, anche noi abbiamo vinto qualcosa. Sì. Ma comunque è ben organizzato e poi che è proprio, come si dice, è molto fair, che non proprio un concorso internazionale. Quindi vorrei partecipare anche l'anno prossimo. Soprattutto come Sandro dicevi, in Giappone, soprattutto come ristorante stellati Michelin, che ce ne sono abbastanza, che così tanti sono molto attenzione al gourmet oppure il gusto. Quindi anche olio di oliva, se conoscono quella variazione poi del livello alto dell'olio extravergine italiano, che così i giapponesi più godono della questa differenza e poi quella dell'alta qualità. Allora, scrivono che purtroppo l'audio non ha sempre funzionato benissimo e che ci sono stati momenti in cui la voce non era troppo chiara. Va bene, in ogni caso io credo che in registrazione che poi metteremo a disposizione, io credo, spero che sarà tutta fluente. Siamo sempre stati aperti alle domande, abbiamo visto dei commenti molto interessanti di un partecipante molto particolare, insomma, un esperto dottorato ricercatore di biochimica qua a Tokyo, che ha un suo gruppo, insomma, che si occupa di olio, e saremo poi, come dire, anche ben felici di incontrarlo un giorno per approfondire. Certo. Noi abbiamo, ne parlavamo proprio qualche giorno fa, no? in prospettiva comunque di lavorare sempre di più sul tema della dieta mediterranea, esatto, da tanti punti di vista. Esatto. L'olio è sicuramente uno dei principi, no? di questa dieta, sicuramente per gli aspetti promozionali. Ma in ogni caso, se qualcuno dei produttori ha altre domande anche proprio concrete sul mercato, questo potrebbe essere il momento di farlo. Io ne approfitto intanto per una domanda per presentare molto brevemente, come sempre, le nostre due collaboratrici dall'Italia, che sono Antonella Piva dal Veneto. Ciao Antonella. Ciao a tutti. E poi invece Lara dal, anche lei, insomma, dal nord-est, quantomeno nord-nord-est, forse. Dalla Lombardia, sì, dal lago di Garda. Buongiorno a tutti. Dal lago di Garda, che tra l'altro, Lara, giusto, è comunque una delle zone a nord più prolifiche dal punto di vista dell'olio d'oliva. Certo, l'olio di Garda è presente nella vostra manifestazione, come avete accennato, è uno dei migliori oli in Italia, come in tante altre zone di produzione. Approfitto per comunicare velocemente alle aziende che stanno ascoltando la possibilità di aderire a bandi, e anche ultimamente ci sono strumenti e opportunità per tutte le piccole e medie imprese per il rilancio del Made in Italy, quindi qualora doveste avere domande e per poi, come dire, comunicare il vostro progetto alla Camera di Commercio Italiana, siamo disponibili anche da questo punto di vista, quindi vi aspettiamo. Ok, grazie. Antonella, ci confermi un po' che l'olio d'oliva, per esempio in Cina, ma proprio non mi serve un quadro grandissimo, solo una parola, com'è adesso negli altri mercati asiatici, tu che sei una, diciamo, esperta moltissimo più di noi di Cina e altri paesi asiatici. Eccomi, grazie Francesco, ma direi che l'inquadramento che avete dato poco fa corrisponde effettivamente alle
alla situazione. Il Giappone è certamente il paese comunque più avanti nella capacità di comprendere il valore e la bontà anche dell'olio di extravergine di oliva italiano. Questo per quanto avete detto fino ad ora. Negli altri mercati, Cina in testa, è un percorso che si è avviato da poco. Relativamente poco, quantomeno si comincia ad essere l'olio d'oliva non era assolutamente, non faceva parte della tradizione culinaria cinese, è arrivato sulla scia dell'importazione di prodotti dall'estero e anche come è stato citato da Davide anche in questo caso, ma tuttora portato indietro negli anni come possibile esempio di status symbol, ecco, di qualche cosa che costa. Non c'è in Cina consapevolezza di cos'è il prodotto, assolutamente, sta pian piano crescendo adesso, quindi è un percorso veramente molto complesso da fare e sottolineo mai confondere un paese asiatico con un altro, mentre meno la Cina con il Giappone. Sono due approcci completamente diversi sia per la maturità del mercato che per il tipo di capacità di comprensione che ha il cliente dall'altra parte. Quindi se si crede di voler andare a sfidare un mercato comunque complesso come il Giappone, che però, ripeto, avete ben detto voi, ha una sensibilità accentuata, mai dire che sia lì pensando alla Cina. Ecco, questo assolutamente no. Quindi negli altri paesi la Corea si colloca sicuramente piuttosto avanti come consapevolezza, nel sud-est asiatico, anche qui entrando, sono paesi con caratteristiche diverse, ridico convinta, e non perché stiamo parlando di Giappone, che certamente in Giappone, soprattutto per gli oli di alto livello e con caratteristiche importanti, i prezzi importanti, è sicuramente il paese che può capire di più il messaggio che si sta dando. Grazie mille Antonella, grazie. Quindi mi sembra che tutto confermi un po', come dire, assolutamente. Mi sembra che tutto confermi il fatto che siamo comunque avanti, insomma, sulla parte Sicuramente il Giappone era avanti, sicuramente questo è il mercato da approcciare. No, ce l'abbiamo. È il mercato da approcciare per quanto riguarda l'Asia in questo momento, con prodotti di qualità. Direi che è un po' tutto. Noi appunto dicevo e chiudo con la frase che ho utilizzato all'inizio, siamo estremamente felici di sostenere e promuovere un prodotto come questo, lo facciamo con il cuore, promuoviamo l'Italia in generale, l'Italia ci piace tutta, accogliamo veramente tutte le produzioni e non soltanto dell'agroalimentare. Ma se c'è un prodotto sul quale che ci trova tutti quanti d'accordo, è questo, è l'olio di oliva. Quindi a maggior ragione contattateci anche soltanto per avere così un'infarinatura su questo mercato, un approfondimento, una chiacchierata veramente disinteressata con Eleonora o con Francesco oppure con Sandro, qualora vi interessi prendere in considerazione di partecipare al concorso. E rimanete in contatto, Eleonora, con la newsletter della Camera di Commercio, anche perché attraverso quella noi, come dire, sia riproponiamo le registrazioni di questi video che diamo notizie nuove ogni settimana riguardo al mercato giapponese e alcuni approfondimenti statistici comunque di mercato, per cui se la newsletter che facciamo in Giappone è molto diciamo eventara, molto orientata all'evento, quella che facciamo verso l'Italia è dedicata proprio a tutti i produttori, a chi si interessa da un punto di vista business del mercato giapponese, quindi è un ottimo modo per rimanere in contatto. Bene, detto questo, buon olio a tutti. Grazie. E ci vediamo la prossima volta. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.